Però voi, quando proponete la cultura Maya, alcune forme di vivere o di esprimersi della cultura Maya, state offrendo qualcosa. Non vi limitate a dire no alla globalizzazione. Siete fra i primi a segnalare si può fare così, si può seguire questo percorso. Quando lo facciamo noi pensiamo sempre soltanto al nostro orizzonte. In un modo o nell'altro siamo sempre stati discreti e abbiamo resistito all'idea che la proposta degli zapatisti potesse essere recepita come il nuovo decalogo, in questo caso della sinistra o delle forze progressiste. Noi insistiamo sul fatto che questo modello possa essere utile al nostro quotidiano, quello cioè delle popolazioni indigene e per alcuni versi di altre zone del territorio messicano. Credo sinceramente che a livello mondiale i nostri no si sommino semplicemente con tutti gli altri che provengono dal resto del pianeta, mentre i sì debbono ancora essere individuati. Intuiamo per esempio che in Brasile ci siano dei sì in fase di costruzione, come nella nostra selva Lacandona ci siano affermazioni che si stanno concretizzando e che lo stesso stia accadendo in Europa. Non crediamo però che tutti questi sì possano articolarsi in un unico corpo mondiale, anzi non consideriamo questa eventualità auspicabile, non crediamo insomma che alla globalizzazione si debba opporre una nuova internazionale. La forza che ha ottenuto il movimento zapatista si basava sulla capacità di convocazione della società civile, puntando su quei settori della società che potevano diventare una nuova avanguardia critica, sensibile ai problemi degli indigeni, ma anche della globalizzazione. In particolare e in generale, lo che abbiamo parlato della. Fino a che punto la marcia ha rafforzato questa impressione, e cioè che la società civile stia appoggiando il movimento zapatista? Il problema è allo stesso tempo teorico e pratico. Quando noi lanciamo un appello alla società civile, la classe politica pensa normalmente la società a cui gli zapatisti s'appellano non esiste perché non è un attore politico, almeno secondo i criteri con i quali la classe al potere concepisce un attore politico. Infatti la società civile non ha una sede, non ha rappresentanti in Parlamento, non ha una capacità di mobilitazione organica, non è quindi una realtà politica. Nel momento in cui la ZLN convoca la società civile, lancia, secondo chi comanda, un appello a qualcosa che non esiste. Quello che però la politica tradizionale non considera è che la ZLN non parla dalla tribuna della classe di potere ma dal basso, per cui quello che facciamo quando parliamo alla società civile è cercare di interpellare tutte quelle persone che per i politici sono interessanti soltanto durante i periodi elettorali. Insomma, quel cittadino comune al quale è concesso di occupare un posto solo quando deve pagare un prezzo. Ed è il prezzo che paga quando deve eleggere un candidato, un rappresentante alla Camera, un senatore o un aspirante alla presidenza o a qualunque altra carica elettiva. Questa ripresa sarà molto bella. Così, ogni volta che abbiamo fatto un appello alla società civile abbiamo ottenuto dei risultati. In questa marcia, per esempio, abbiamo conquistato tutti i piedi che ci hanno permesso di arrivare fin qui. E in questo percorso la stessa società civile insieme a noi e alle popolazioni indigene ha accresciuto talmente la capacità di convocazione da superare le nostre previsioni più ottimistiche. Si è creata una miscela esplosiva di aggregazione, non di insurrezione. Si sono unite, infatti, le ZLN e le sue richieste, il suo uso del linguaggio, le sue impostazioni politiche, le istanze delle popolazioni indigene e una società civile ansiosa di partecipare in veste di attrice e non più solo di spettatrice. Questa miscela ha attirato ovunque più gente e ha provocato un fenomeno che ora sta impaurendo il governo e, detto tra parentesi, anche noi. Y dicho sea de paso también a nosotros. È il maneggio di un linguaggio nuovo, in politica, quello che Marcos afferma, spiazzando la politica messicana e la comunicazione di tutto il mondo, anche in questo giorno di incredibile conquista di Città del Messico. Se il palco dove stiamo sta in questo luogo, non è per caso. È perché appunto, fin dall'inizio, il governo sta dietro di noi. Fratello, sorella indigena, fratello e sorella non indigena, siamo qui, solo per dire siamo qui. E quando diciamo siamo qui, ci rivolgiamo anche agli altri, fratello, sorella, per chi è messicano e per chi non lo è. Con te diciamo siamo qui e con te stiamo.
Fratello e sorella indigena e non indigena, uno specchio siamo. E siamo qui per vederci e farci vedere. Perché tu ci veda e ti guardi. Perché l'altro si veda nello sguardo di noi altri. Siamo qui e uno specchio siamo. Non la realtà, ma appena un riflesso. Non la luce, ma appena un lampo. Non un cammino, ma solo pochi passi. Non la via, ma solo alcuni dei tanti passaggi che al domani conducono. Fratello, sorella, città del Messico, quando diciamo siamo, diciamo anche non siamo. Non siamo quelli che aspirano ad ottenere il potere e attraverso lui imporre il passo e la parola. Non saremo. Non siamo quelli che mettono un prezzo alla propria dignità o a quella degli altri, quelli che convertono la lotta in mercato dove la politica è grettezza crescente e che discutono non di progetti ma di clienti. Non saremo. Non siamo quelli che sperano nel perdono e nell'elemosina di chi finge aiuto mentre in realtà compra e non perdona, ma umilia chi è incerto e sfida chi reclama e domanda. Ed esige. Non saremo. Non siamo fra quelli ingenui che sperano che la giustizia arrivi dall'alto mentre cresce solo dal basso. La libertà che solo insieme a tutti si raggiunge. La democrazia che è in tutti i selciati e si guadagna sempre lottando. Non saremo. Non siamo la morale passeggera che è fatta di niente e si archivia nel calendario delle sconfitte che questo paese fa brillare con nostalgia. Non saremo. Non siamo l'ambiguo calcolo che simula la parola e in essa nasconde un nuovo inganno. Non siamo la pace simulata che ambisce a una guerra eterna. Non siamo chi dice tre e poi due o quattro o tutto o niente. Non saremo. Non siamo il pentito di domani, quello che si converte in un'immagine ancora più grottesca del potere, quello che simula buonsenso e prudenza dove c'è stata solo compravendita. Non saremo. Siamo e saremo uno in più nella marcia, quella della dignità indigena, quella del colore della terra, quella che scoprì e riscoprì in molti Messico che sotto il Messico si nascondono e fanno male. Non si era mai sentito un appassionato discorso politico in versi e poche volte si era avvertita una capacità chiara come quella di Marcos e degli zapatisti di proporre senza infingimenti un modello alternativo di società ispirata a una civiltà, quella Maya, annichilita ma non domata. Per questo il premio Nobel della letteratura José Saramago, come García Márquez, Montalbán, Daniel Mitterrand e altri prestigiosi protagonisti della vita culturale del nostro tempo, il giorno dell'entrata in città dell'avanguardia zapatista si pigiavano negli uffici della Municipalità di Città del Messico per vivere un evento che avrebbe fatto epoca e avrebbe rappresentato un atto importante nel rifiuto della globalizzazione. Nessuna TV messicana ha trasmesso questo evento in diretta, è singolare nell'epoca della globalizzazione. È singolare per quello che questa marcia ha rappresentato, e non solo dal punto di vista del mercato informativo, ma anche come mercanzia, questo era un evento. Per questo non capisco certa gente che crede tanto nell'economia di mercato, in una cultura di mercato, e non ha capito che questo era un buon prodotto. C'erano più di 250.000 persone, queste persone contano? O non conta. Ma suppongo che i politici più ufficiali, nel vero senso della parola, avranno fatto i loro calcoli e avranno stabilito che questa gente non conta. Ma aver avuto la voglia di venire fin qui a manifestare in una giornata festiva di domenica, con tutte le voci inquietanti che circolavano e con la paura che c'era in molti settori su quello che sarebbe potuto accadere, è stato un atto di coraggio. E usando una terminologia dalla quale sono lontano, una terminologia cattolica, è stata una comunione di santi. La tecnologia católica es de comunión de los santos.